Dinanzi ai tanti ostacoli sulla via della pace, alle disastrose conseguenze delle guerre, popolazioni costrette ad abbandonare tutto, specie in Medio Oriente, la proliferazione e il commercio delle armi, la mancanza di rispetto per la persona umana, i cristiani sono chiamati a donare al mondo con coerenza il Vangelo. È l'esortazione pronunciata da Papa Francesco durante l'incontro ecumenico e la preghiera per la pace in Piazza della Repubblica a Yerevan, dinanzi al Catholicos Karekin II, che pure si è fatto messaggero dei medesimi auspici. Il pontefice ha evidenziato che l'unità non è un vantaggio strategico da ricercare per mutuo interesse, ma quello che chiede Gesù ai suoi discepoli, lasciando convincimenti rigidi in nome dell'amore umile, senza sospetti e senza diffidenze. Sotto lo sguardo del monte Ararat, dove la tradizione vuole che sia approdata l'arca di Noè, il pontefice ha ancora una volta ricordato il grande male che rimane impresso nella memoria e brucia nel cuore, auspicando che sia da monito in ogni tempo perché il mondo non ricada mai più nella spirale di simili orrori. Questa terra, costellata di croci rocciose e bagnata dal sangue degli innocenti, dimostra che anche il dolore più grande, trasformato dalla potenza salvifica della croce, può diventare un seme di pace per il futuro. Farà bene a tutti, ha proseguito Papa Francesco, impegnarsi per porre le basi di un futuro che non si lasci assorbire dalla forza ingannatrice della vendetta, un futuro dove non ci si stanchi mai di creare le condizioni per la pace, un lavoro dignitoso per tutti, la cura dei più bisognosi e la lotta senza tregua alla corruzione. Un invito rivolto soprattutto ai giovani affinché siano costruttori di pace, non notai dello status quo, ma promotori attivi di una cultura dell'incontro. Dio ha concluso, benedica il vostro avvenire e conceda che si riprenda il cammino di riconciliazione tra il popolo armeno e quello turco e la pace sorga anche nel Nagorno-Karabakh.